Buonasera a tutti, benvenuti a Fatto in Casa. Anche questa sera scopriremo delle belle ricette tradizionali. In questo caso sarà una ricetta tipicamente calabrese. Per tutti voi a casa, se volete far parte di questo programma, siamo noi a venire nelle vostre case, ci farà enormemente piacere. È facile, potete contattarci via email o via telefono. Allora affrettatevi, non perdete tempo, fissiamo subito la data che potremo venire a casa vostra. Intanto salutiamo Maria Fabiano. Buonasera Maria. Buonasera. Come stai? Molto bene, grazie. Allora, grazie per l'invito a casa tua. Fa piacere ricevervi. Grazie. Le tue origini? Calabresi. Da quale paese, Maria? Catanzaro. Il paese si chiama Chiaravalle Centrale. Chiaravalle. Provincia di Catanzaro. Tu sei nata? Io sono nata lì, sì. E sei venuta a quale età? A 21 anni. Quindi hai fatto tutta la tua infanzia, adolescenza. Tutto, mi sono sposata. Anche in Italia. Sì, è nata la mia bambina Francesca, è nata in Italia. Ok. E l'ho portata qua. Siete emigrati in Canada. E poi abbiamo deciso di emigrare. E la tua famiglia è rimasta là? Sì. I tuoi genitori? I miei genitori sono rimasti lì, però sono venuti due volte qui. Ok. E ci è piaciuto tanto. Sì. Hai fratelli e sorelle? Sì, noi siamo una famiglia molto numerosa. Siamo nove figli in tutto. Che bello! E sono tutti in Italia? No, ce n'è un po' dappertutto. Ok. Hanno migrato un po' tutti. Un po' tutti. Ce n'è in Italia, ce n'è in Francia, ce n'è anche qui. Ce n'è un po' dappertutto. Ok. E cosa ricordi dalla Calabria, dal paese? Praticamente quasi tutto. Sì. E ti mancava all'inizio quando sei all'inizio, venuta in Canada? All'inizio sì, non mi mancava la Calabria, mi mancava la famiglia, i miei genitori, mi mancava tutto. Certo. Però ci si abitua. Mm-hmm. Immagino che non è stato facile per i tuoi genitori sapere che lasciavi e venivi in America. Beh, non è stato facile per loro, neanche per noi, neanche per me. Sì. Lasciare loro, venire qua con una bimba piccolina di 7 mesi. 7 mesi aveva Francesca. Sì, Francesca, sì. Però è andato. Avete trovato un mondo migliore, la gente lasciava il paese, esatto, per venire a trovare meglio in Canada. Ma vero? Mia mamma, la prima volta che è venuta qua, mi ha detto: per quanto mi manchi lì, sì, rimani qui che stai molto bene. Era contenta. Era contenta di quella vostra decisione. Visto. Avevamo comprato la casa, stavamo bene, sì, e sono contenta. E poi tornavate una volta ogni tanto, sì, immagino, siamo andati, vero? Sì, siamo andati, non molte volte perché si lavorava, la famiglia, i bambini, certo, però siamo andati. Bene, e tuo marito, sì, veniva dallo stesso paese? Stesso paese. Okay, ci siamo conosciuti, vero. Io andavo a scuola e lui mi aspettava all'uscita della scuola. Ah, davvero? Che bella storia, che bella, sì, storia. Poi vi siete sposati in Italia? In Italia. Lui, anche i genitori suoi, la sua famiglia, tutta era lì. Era anche in Italia, tutta la sua famiglia? Tutta la sua famiglia. Okay. Quindi, sì, siete venuti soli, soletti? Soli, soli, come due grandi. Wow. Grandi, all'età di 21 anni, va bene. Allora, 21 anni erano diversi di oggi. 21 anni allora eri già una persona matura, dovevi esserlo. Però sì, arrivi in un paese che non parli nessuna lingua, mm-hmm, è stato un pochettino difficile, però... Poi avete trovato amicizie? Sì, tanti. Siamo state fortunate e abbiamo avuto tante persone vicine a noi, mm-hmm, e non ci siamo sentiti veramente troppo soli. Ok. E poi avete un altro figlio, è nato anche dopo il secondo 5 figlio. Anni è nato Massimo. Ok, adesso hai nipotini. Adesso c'ho Maria. Tre bellissimi nipotini che sono la mia vita, questi. Sì. Come si chiamano? Allora, il primo è Alessio, che ha 13 anni, mm-hmm, la seconda Dalia, cioè 5 anni, e il terzo è Davio, che ha 13 mesi. Ok, e quindi Dalia la principessina. Oh, Dalia la principessa. Che bello, bellissimo. La tua ricetta questa sera è una ricetta tipicamente calabrese, lo ricordo anch'io, il mio nonno calabrese. Beh, voleva mangiare la trippa sempre, ma dopo che è deceduta mia nonna, era mamma che gliela faceva, gliela cucinava, perché era una cosa che doveva mangiare, esatto, il nonno, vero? Beh, io l'ho imparata vicino a mia mamma che la cucinava sempre, la, mm-hmm, dovevamo, là si puliva dal... Sì, non si comprava già tutta, no, pulita. La dovevamo pulire. Giornate un grande intere. Lavoro, vero? Una giornata intera a, davvero, pulirla e dopo a cucinarla. Si mangiava spesso? Dalle parti nostre sì. Davvero?
Quindi non era una cosa occasionale, tipo una volta al mese, più spesso di quello. Qualche nostro si mangiava spesso. Si trovava facile, immagino, anche si trovava facilmente la trippa, quindi sì, era sì. un piatto che si poteva cucinare piatto. Con pochi ingredienti. Esatto. Vero? E quali sono gli ingredienti per questa ricetta, Maria? Allora, in questa ricetta io metto veramente quello che mamma metteva, poche cose. La cipolla, sì. che facciamo soffriggere insieme alle carote, il peperoncino, che non può mancare. Non può mancare nei piatti calabresi. No. Ci mettiamo le foglie di alloro, il rosmarino, ok, e mettiamo il pomodoro. Sono pochissimi gli ingredienti. Pochi infatti. Ingredienti. E poi mettiamo la trippa con un po' di vino bianco. Ok. E l'olio d'oliva per l'olio soffriggere. L'olio d'oliva per soffriggere, quello si mette prima per soffriggere. E questa è la ricetta di tua mamma, l'hai lasciata tale quale. Tale quale, non ho cambiato, niente. Nulla. Perché quando la faccio, tutti quelli all'assaggio gli piace così. Sì. Ti riesce bene, ti riesce come finora sì, della speriamo nonna. Che oggi mi riesce lo stesso. Sicuramente, oramai sei preso l'abitudine, la fai da anni, immagino. Sì, da Ma sempre. Da quando eri bambina, immagino. Da sempre, la mamma. Ho cucinato sempre insieme a mamma. Ecco, forse perché mi piace pure cucinare. E hai un libro di ricette con tutte le ricette di tua mamma? O ce le hai tutte qui? Ma le devi scrivere. Beh, un giorno glieli lascerò ai ragazzi perché i miei figli cucinano. È importante. I miei figli stanno bene. Anche per questo facciamo questo programma, Maria. Perché sono piuttosto le ricette tradizionali. Che poi pian pianino, se non le impariamo, se non ci segniamo gli ingredienti, le quantità, le perderemo. Beh, il mio problema, sai qual è? È proprio le quantità, perché i miei ragazzi mi come chiamano come tutte le mamme e tutte le nonne, Maria. I miei ragazzi mi chiamano e dicono, mamma, devo fare un arrosto, quanto sale, quanto pepe, quanto tempo? Allora io dico, ok, più o meno sì. Prendo un cucchiaino, tu a occhio lo sai, perché oramai quando cucinate da una vita a occhio fate le cose, però per noi dobbiamo sapere quante tazze, quanti cucchiaini. C'è questo problema con i miei figli, sì. Però riescono sempre bene. Bene, perché li guidi bene, anche al telefono magari, oppure se magari riuscite a fare una ricetta insieme alla mamma mentre la fa, anche se non avete le quantità giuste, o le misurate mentre le fa, oh, guardate. Oppure già avete un'idea voi stessi, sì. Vero? Poi più le facciamo e più riescono. Sì. Ma mio figlio la settimana scorsa mi ha chiamato che voleva fare un arrosto, per quanto tempo lo doveva cuocere. Sì. Lui è riuscito molto bene. Benissimo, i buoni consigli della mamma. Allora, anche oggi scopriremo un'altra ricetta, la trippa più o meno, ognuno ha le sue proprie ricette, sì, i suoi ingredienti che piace aggiungere. Allora, quando torniamo iniziamo la preparazione, rimanete con noi, una corta pausa e a tra poco. Torno in compagnia di Maria Fabiano oggi, una ricetta calabrese, Maria. Sì. Allora, la trippa è stata già tutta tagliata, preparata, pulita ovviamente. Pulita. Con che cosa si inizia? Si inizia con la cipolla. Sì. E le carote. Allora, l'olio grazie, è già... l'olio è già caldo. Caldo. Siamo non tutta, perché non vogliamo molta cipolla. Ok. Solo un po'. Un po'. Che più o meno è... più o meno saranno tre cucchiai. Ok. Mettiamo le carote. Ecco. Le carote le mettiamo tutte. E li facciamo andare un pochettino. Bisogna far rosolare il tutto per un po'. Un paio di minuti, non molto, perché non vogliamo una cipolla bruciata. Esatto, altrimenti in tutte le ricette, se la cipolla è bruciata, se l'aglio è bruciato, la ricetta esatto. è rovinata. Esatto, allora... I tuoi figli mangiano la trippa? I miei figli no, però mia nuora e mio genero sì. Ok. E quindi i tuoi figli non l'hanno mai mangiata? Non anche da bambini mai a assaggiare. Casa? Manco assaggiarla? No. Quindi quando la cucinavi ed erano piccoli non li costringevi ad assaggiarla? No.
No, okay. Perché qualcosa che a me non mi piace e mi costringono non sto bene. Esatto, e quindi loro no, però Genero e nuora lo mangiano. Adesso e non sono calabresi, immagino. Mia nuora è calabrese. Okay. Quindi lei sì. Mio Genero no. Adesso okay. Aggiungiamo poi un po' di peperoncino. Ecco, a te. Questo qua. Questo dipende dai gusti. Dai gusti. Io non metto troppo perché... Poi che non deve neanche bruciare troppo, no. Però magari una e gusto adesso, poi lo puoi aggiungere sì, al piatto. Adesso aggiungiamo la passata. Ok. Ecco, grazie. Lo reggo. Lo reggi? Attenzione sì. Che è pesante. No, confronta a questa pentola, questo non pesa niente. Questa pentola, posso solo immaginare una volta che è piena quanto pesa. Sì, però è pesante vuoto. Mantiene tutto caldo, viene tutto buono sì. E poi con la stufa a gas queste sono molto pratiche queste pentole. Attento. Allora mettiamo un altro poco. Quindi tutto il pomodoro che useremo lo metti adesso? Sì. Non è che ne devi aggiungere no, dopo? No, questo qua si dovrà cucinare insieme al soffritto. Esatto. Questo qua penso che sta bene così. Ok. Più o meno quanto ne abbiamo messo? E più o meno abbiamo messo una bottiglia di passata. Di passata. Adesso lasciamo andare un po'. Ok. Bisogna bollire di nuovo, immagino. Devo bollire, sì, se no non è... Foglie di alloro, rosmarino. Sì. Questo dopo? No, quando comincia a bollire mettiamo... Ok, poi aggiungiamo. Questo qua. Questi ormai non servono più per okay. Questo. Sale e pepe sale solo pepe dopo. Sale e pepe solo dopo. Adesso aspettiamo, vedi già... Già comincia un po'. Allora noi fra poco aggiungiamo questi sì. E il vino. Ok. Poi lasciamo andare un po' e aggiungiamo la trippa. Ah, e quindi il vino lo aggiungi proprio al pomodoro al prima pomodoro, di aggiungere la sì, trippa. La trippa è per ultimo. Ultima. Facciamo cuocere un po' il vino che deve vaporizzare. E quanto tempo poi ci vuole per cucinare la trippa? Un'ora. Un'ora di tempo, bisogna farla bollire un'ora. Insieme a tutto. Sì, insieme a tutto. Prendere tutti i sapori esatto. Buoni. Bene. Di solito quando mangiate la trippa, questo è un piatto che tiene sostanza, immagino che si mangia soltanto la trippa. Con il pane. Col pane, eh sì, per fare la scarpetta poi, esatto. Col sugo, certo. Il pane, metti una bella fetta di pane tostato, bello croccante, vicino e stai perfetta. A posto, e magari se uno volendo un'insalatina. Ah, beh, l'insalata per avere un po' di verde. L'insalata sta sempre bene dappertutto. Noi altri l'insalata... Sì. E i tuoi, allora ho chiesto ai tuoi figli, i tuoi nipotini, c'è qualcuno, non quelli proprio piccini, ma il più grande Alessio la mangia la trippa? No, neanche lui non la mangia. Non l'ha assaggiata. Mangia neanche. Tutto, ma la trippa no, forse sente la mamma e non la sì, mangia. Sì, esatto. Devo ammettere che anch'io comunque, quando mamma la faceva a nonno, io proprio mai che l'ho assaggiata. Non la mangiavo. A me mi piace. Beh, quando uno è cresciuto con qualcosa e si è abituato a mangiarlo sì. Da piccoli è diverso. È diverso, sì. Vero? Lui no, il mio nipote, quello più grande, non mangia la trippa e non mangia la polenta. Beh, la polenta non è troppo calabrese comunque. No, ma però i calabresi la fanno, me la perché facevo... a noi piace. Da noi piace. Si faceva spesso pure la polenta perché, come ti ho detto, era un piatto facile, un sì. Piatto di pochi soldi. Esatto, e si faceva anche un po' troppo spesso. No, davvero? Ma appunto, nei paesi, questa è una cosa che magari tanti di voi ricordano anche a casa, è che si cucinavano le cose che si avevano per pochi soldi esatto. Allora, erano tempi un po' più duri. Esattamente. Quindi avere la carne tutti i giorni non era sempre possibile. No. Immagino la salsiccia una volta ogni tanto che Belle si aggiungeva. Delle salsicce ce le avevamo perché le facevamo noi di nostra sì, produzione, sì. Molte pure, tante. Come pure la soppressata. Le soppressate calabresi. Anche quello la facevate. L'ho fatta l'anno scorso. Sempre ricette dei sempre tuoi genitori? Sempre genitori, sì. Hai mantenuto proprio le tradizioni. Ne ho fatti 40. 40 soppressate. E ne rimangono quante? Beh, già a luglio non ce n'era più. Oh.
Wow, adesso è arrivato già il momento di rifarle. Di rifarle, infatti ieri abbiamo fatto la salsiccia fresca. Ok, e scommetto comunque che i tuoi nipotini, la soppressata, non li devi convincerli a mangiarla. Dalia, quella di 5 anni, una sera mangiava la soppressata e io gli ho detto, amore, non è mangiare troppo che ti fa male, è piccante. Lei mi risponde, ha detto, nanna, brucia un po', but I drink water. Hai capito? Ha trovato la soluzione, beve l'acqua. Adesso possiamo aggiungere il vino. Ok. Mi dici quanto? Sì. Ok, vabbè, fai tu che è meglio, cioè, Ma lo puoi fare anche tu. Ma sai meglio la quantità, Maria, meglio. Ok. Va bene la metà, così? Sì. Ok, fatto anche questo. Prendo. Lasciamo un altro poco che adesso si è raffreddato un po' il sugo, riprende. Allora, poi aggiungeremo l'alloro, il rosmarino e la trippa. Perfetto. Noi intanto ci possiamo fermare per una corta pausa? Certo. Allora, della pubblicità, appena ritorniamo continuiamo con la ricetta di Maria Fabiano e della trippa calabrese. A tra poco. È pronto, Maria? Sì. Dopo circa un'oretta di cottura, la trippa appunto col sugo, col pomodoro, e si sente il profumo del pomodoro, del buon sugo, che sarà anche un po' piccante, carino, credo. Sì. Ho visto che hai preparato tutto, hai anche scelto un bicchiere di prosecco per accompagnare questo piatto. Perché io a me, a te ci piace tanto. Sì, sì. Allora, anche per tutti voi a casa, poi faremo un brindisi insieme. Intanto è il momento di assaggiare. Perfetto. È caldissimo ancora, sì. Però possiamo magari impiattare? Sì. Ok. Ecco a te. Appena per assaggiare, Maria, non troppo. Perfetto così. Sì. Sì, va benissimo, grazie. Prego. Ecco, sai quante persone a casa dicono, sì, ricordo, mangiavo la trippa anch'io, e magari la fanno un po' meno, però adesso hai fatto rivenire la voglia di cucinare la trippa, però è ancora bollente, eh? Ancora calda, sì. Sì, però si sente appunto il profumo. Il profumo del pomodoro, del sugo. Del rosmarino. Sì, e il sugo non è proprio denso, vero? No, ma non deve essere troppo denso. No, deve rimanere un po' così liquido. Allora, vediamo anche la carota. Buon appetito. Buon appetito, Maria. Stai attenta che è caldo. Sì, infatti, si vede. Buon appetito a tutti voi a casa. È bollente. Buono. Il pomodoro è buonissimo, non si sente. Cioè la trippa ha preso il sapore del pomodoro, del piccante. Del piccante, del rosmarino. Del rosmarino. Sì. Ed è piccante, hai messo pochissimo. Ma peperoncino. È invece quello calabrese calabrese. È quello forte. Non il peperoncino che fa finta di essere forte. No, questo è forte, quello essere forte. Esatto. E poi è ovvio che bisogna sempre assaggiare anche col pane, vero? Il pane non può mancare. A noi altri italiani il pane non ci deve mancare. No, lo mangiamo forse anche un po' troppo, però la scarpetta la facciamo con tutto, addirittura anche con la pasta, quando rimane il sugo nel piatto. Si fa la scarpetta. La scarpetta per tutti voi a casa. Mmm. Quanto è buono il pane con il pane è buono? Con il sugo e con la trippa. Ancora una volta, anche per tutti voi a casa, questa ricetta è facilissima. Come avete visto, una volta che preparate tutti gli ingredienti, potete fare altre cose, lasciate cucinare per un'ora. E non abbiamo detto, era il fuoco
Era medio-alto? Medio. Sì. Per un'ora a fuoco medio. A fuoco medio. E con pochissimi ingredienti questa ricetta, Maria. Ce ne vogliono veramente pochi. Se si hanno i buoni ingredienti è molto buona, sì. È semplice. Il pomodoro, poi il pomodoro è facile, eh? Pomodoro è una passata piuttosto che i pelati, sì. Vero? È una passata. Una passata è ciò che rende molto più liquido. Le carote, poi uno ci può aggiungere quello che vuole, ci vuole aggiungere le patate, qualsiasi cosa, ognuno a gusto. Sì. Questa è la tua ricetta tradizionale. Questa è la mia ricetta di mamma. Ma volendo, come hai detto, hai dato un suggerimento, le patate che si può aggiungere. Sì. Cos'altro? So che al nord aggiungono anche i fagioli. Ah sì? Mm-hmm. E ancora, tiene ancora più sostanza più questo sostanza piatto. Più sostanza perché hanno molto più proteine. Se ci si aggiungono anche i fagioli, oppure come ho detto le patate. Oppure le patate, oppure semplicemente così. Un piatto molto semplice, soprattutto l'inverno quando fa freddo. Si torna a casa dopo una giornata di lavoro, abbiamo preso un po' di freddo, diciamo che è un piatto che riscalda. Solo che quando torni la sera non c'hai voglia di farla, allora se te la fai prima la sera... E come fai? Se te la prepari in anticipo la puoi tenere in frigo? Sì, la puoi tenere in frigo, te la prepari il giorno prima e la mangi il giorno dopo. Sì, perché la sera quando torni dal lavoro non sì, c'hai un'ora tanto... ci vuole un po' più di tempo, quindi certo. Sì. È arrivato il momento di fare il nostro brindisi. Sì. Allora, innanzitutto brindiamo alla cuoca, a Maria Fabiana. Cin cin, e brindiamo a tutti quanti voi. Esatto, e brindiamo a tutti i nostri telespettatori, cin cin, tutti voi a casa. Quanto è buono il prosecco. Molto buono. Vero? Freddo, giusto alla perfezione. Esatto, dopo il piatto caldo, un po' piccante, un bicchiere di prosecco va benissimo, vero? Il prosecco va sempre bene, eh? Va bene con tutto, credo, eh? Anche con un tramezzino va bene, esatto. Il prosecco, perché no? Certo. Allora, ancora una volta, per tutti voi a casa, ci fa tanto piacere venire nelle vostre case, eh? Ci farebbe tanto piacere venire nelle vostre case, cucinare insieme, ma soprattutto ancora una volta, fatto in casa, è per mantenere le nostre tradizioni, le nostre ricette tradizionali e per condividerle con tutti i nostri telespettatori. Allora, ti ringraziamo di nuovo, Maria. Grazie a voi. Grazie per il tuo tempo, grazie per la tua ricetta. Mi fa molto piacere essere insieme a voi. Anche per noi, grazie per l'invito a casa. Grazie. La buona sera a tutti, rimanete con noi, il pensiero della sera da non mancare. Buonasera. E cin cin di nuovo. Cheers. Tutti voi a casa. Salute.